Ciao a tutti ragazzi, conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre-Juventus Salernitana. Ci siamo, Allegri ha parlato ai microfoni, ci sono diverse cose da dire, secondo me, e Allegri sta diventando veramente una tematica particolare del mondo Juve. E a tal proposito vi invito a scaricare Numero 10, applicazione il cui link è qui sotto nella descrizione del video, completamente gratis. Come sapete io sto lavorando e collaborando con Numero 10 nella creazione di contenuti che possono essere i post partita, per esempio Monza Juventus, il post partita non sarà sul canale YouTube bensì sull'applicazione Numero 10, oppure anche articoli. E proprio ieri ho parlato di Massimiliano Allegri, un articolo forte, con un titolo forte, che è Allegri salvi Allegri. Vi lascio comunque il link per scaricare l'applicazione, per andare a leggere anche l'articolo, perché alcune cose tornano fuori anche nella conferenza stampa di oggi. Allegri, che in prima battuta mi sembrava di ottimo umore, ha fatto un paio di battute con i giornalisti come il suo solito. All'interno della conferenza invece ci sono state alcune cose che non mi sono piaciute e una invece che mi è piaciuta tantissimo. Poi, come sempre, le conferenze sono soltanto parole e nulla più. Però anche da qua, secondo me, alcune cose si possono percepire per cercare di capire qual è un attimo l'idea dell'allenatore, il mood della squadra al momento. Insidia di una partita post-Champions, aggiungo io, e pre-Champions, perché poi mercoledì si gioca col Benfica, contro una delle migliori squadre che lottano per la salvezza. Nicola ha fatto un lavoro straordinario lo scorso anno e quest'anno sono arrivati giocatori fisici e tecnici. Serve una partita tosta, abbiamo bisogno di 3 punti, diversamente non li faremo. Qua apro una piccola parentesi, perché nella mia previsione della classifica finale avevo segnato la Salernitana come una delle squadre che sarebbe retrocessa. Direi che in realtà la Salernitana ha iniziato molto bene la stagione, ha fatto anche un mercato che è stato completato anche dopo quel mio video, molto interessante, e quindi molto probabilmente la mia previsione era sbagliata e quindi magari la Salernitana non retrocederà, si salverà o lotterà per la retrocessione salvandosi. Io questo ancora non lo so, probabilmente oggi vedo altre squadre rispetto alla Salernitana che ad oggi, ovviamente dopo 5 partite, quindi troppo poco, meriterebbero la Serie B. C'è da dire però che la Juve non può ragionare su questo binario dicendo che la Salernitana comunque è una squadra complicata che ti può creare dei problemi, soprattutto perché fin troppi punti ormai sono stati lasciati per strada, e quindi la Juventus domani sera avrà un solo risultato, che è la vittoria, e dovrà cercare di arrivare alla vittoria nel migliore dei modi. Anche perché, ribadisco, mercoledì c'è il Benfica e nel mio articolo Allegri salvi Allegri ho cercato di inserire alcune considerazioni un po' nello specifico, perché secondo me saranno decisive queste due partite, e appunto quella col Monza, dato che poi c'è una pausa causa nazionali che non è già quella del mondiale, che però porta via qualche giorno. Paredes gioca, dice Massimiliano Allegri. Locatelli ha un affaticamento, ridai, e non sarà a disposizione, si è fermato ieri in allenamento, verrà valutato nei prossimi giorni. Fuori pure Di Maria, mercoledì però dovrebbe tornare. Io qua incrocio le dita, perché veramente su Di Maria credo che la gestione sia stata imbarazzante da parte dello staff tecnico, da parte di chi ha deciso di far giocare con Spezia e Fiorentina. Pogba, Chiesa e Szczęsny fuori, ma Chiesa si sta allenando in campo, non con la squadra. Ake e Caio invece sono fuori. Dopo il 2-0 a Parigi abbiamo fatto una buona partita con una bella reazione. Non mi piace però che dopo Parigi, dove c'è da migliorare, la Juve sia passata per una squadra che ha giocato bene dopo il 2-0. Siamo diventati simpatici. Non va bene, sono arrabbiato. Dobbiamo essere antipatici e vincenti. Se no siamo simpatici, bellini e perdenti. Non va bene. Bisogna prendere il positivo della partita e il negativo di queste cose. Domani dobbiamo affrontare la Salernitana. Servono i presupposti per tornare a vincere e raggiungere gli obiettivi. Serve ben altro, però. Non bisogna essere né simpatici né bellini. Ecco, qua iniziamo a entrare nella parte delle cose che non mi sono piaciute. Perché questo discorso l'abbiamo sentito fin troppe volte da Allegri, l'abbiamo già fatto fin troppe volte sui social. Credo che sia anche eccessivo in questo momento tirar fuori questo discorso, per un motivo: questa Juve non è né la squadra che gioca male vince, né la squadra che gioca bene e perde. Non siamo né bellini né vincenti, non siamo nessuna delle due cose. Siamo una squadra che gioca un brutto calcio, un calcio, io come amo sempre finire, un calcio poco efficace, perché comunque là davanti ci arriviamo veramente poche volte, e tutte le analisi che facciamo sul canale post partita vanno a sottolineare anche questa cosa. E sicuramente non siamo una squadra che in questo momento sta dimostrando di dominare né in Champions League né in campionato. Ribadisco, sono passate poche partite, ma queste partite già un'indicazione sul generale ce lo danno, per forza di cose. E io credo anche che dopo una certa basta, cioè a una certa pure basta questo discorso, perché mi sembra veramente un'ossessione. Io tante volte ho detto,
Leyla Adani mi piace come vede il calcio, so che è un grandissimo conoscitore di calcio, però poi quando continua ad andare in certi discorsi perde lucidità, perde obiettività. È la stessa cosa per Massimiliano Allegri. Cioè, sembra veramente un continuo tirarsi delle frecciatine a distanza. E ancora quel famoso discorso del litigio di 4 anni fa. Qua torniamo sulla mia più grande paura, di cui parlavo l'anno scorso con Mike Righini qua sul canale YouTube, dicendo: io ho paura che Allegri voglia cercare di vincere dimostrando la sua idea. A una certa anche basta, ragazzi, perché davvero quando sento queste cose mi sembra veramente una volontà di Allegri di rispondere a Adani o non so chi per lui, quindi il Bobo TV, che comunque è la parte più influente, no, in Italia di analisi calcistica, per quello che faccio io, che faccio l'opinionista sul web, è ovvio che loro in Italia hanno i numeri maggiori e quindi fanno molto più rumore rispetto a me. Oppure alla parte di stampa che in questo momento, o ai tifosi che in questo momento stanno chiedendo ad Allegri quel qualcosa in più. Però Massimiliano, cioè, la gente non ti chiederebbe qualcosa in più nel caso in cui ci fosse effettivamente quel qualcosa in più, che può essere la prestazione, può essere la bellezza in campo, che poi è sempre soggettiva, o può essere il risultato. Io cito Allegri, cioè l'anno scorso Allegri, mi pare conferenza stampa pre-Inter-Juve, anzi Juve-Inter, quando poi facciamo quella bella partita e perdiamo su rigore di Çalhanoğlu, che dice: qui alla Juventus di alibi non ce ne devono essere. E qui alla Juventus di alibi non ce ne devono essere. E non è che gli alibi ci sono una volta sì una volta no, perché usciamo col Villarreal è disonestà intellettuale. E adesso ci sono gli infortuni e poi c'è il discorso di non essere Bellini vincenti. Cioè, mi sembrano tante cose che in una situazione come quella attuale della Juventus, perché non ci mordiamo la lingua? Cioè, c'è bisogno davvero di dire ancora le stesse cose trite, ritrite, ribadite mille volte? Cioè, delle due, lavoreremo per tornare a raggiungere gli obiettivi, lavoreremo per tornare alla vittoria. Io non, davvero non riesco a capire perché voler tornare con insistenza su questi argomenti divisivi e soprattutto anche a una certa noiosi, perché è veramente una diatriba che ci portiamo dietro da troppi anni, è una cosa che ci porteremo dietro per sempre. Però anche basta, cioè non è stato il giornalista a chiedergli questa cosa, cioè è stata una volontà di Allegri andare lì, questa cosa non riesco veramente a capirla. E poi dice: la formazione non l'ho decisa, abbiamo provato alcune soluzioni, domani sera servirà la spinta per affrontare il Benfica mercoledì, partita quella che si prepara da sola, e infatti la Salernitana sarà la partita più difficile da preparare, quella col PSG è più facile da giocare perché ci sono più spazi, magari domani sarà anche più brutta, ma bisogna portare a casa il risultato. C'è grande voglia di lavorare, di tornare a vincere, non è facile. Ci mancano dei giocatori importanti perché numericamente saremo di più. In questo momento di difficoltà numerica bisogna arrivare al 13 novembre nelle migliori condizioni. Dobbiamo arrivare a gennaio dove inizierà la stagione. Allora, tanto non capisco perché inizierà la stagione a gennaio, perché la stagione è già iniziata. Cioè, è inutile che... cioè, a gennaio la stagione, non dico a metà, ma... quasi, quindi non è vero. Poi capisco il discorso delle assenze pesanti su alcuni giocatori chiavi, certo, assolutamente, però io penso che passi anche un brutto messaggio al resto dei calciatori andando a sottolineare questa cosa qua, perché poi ci torneremo sopra, perché infatti Allegri dopo dice: l'ottimismo di Elkan, chiave scudetto, lo condivido, però... e qua entrano gli alibi che Allegri stesso l'anno scorso ha detto non devono esserci. Se togliamo Pogba, Di Maria e Chiesa in rapporto all'importanza alle altre squadre, che cosa succede? Che è una cosa verissima, però è un alibi. E soprattutto, se io ragiono, sono un calciatore della Juventus che in questo momento magari voglio cercare di giocarmi le mie carte proprio perché questi calciatori sono assenti. Se l'allenatore mi dice che senza quei tre lì l'ottimismo di Elkan è un po' troppo perché la stagione inizia a gennaio quando tornano questi, perdo fiducia, per forza di cose perdo fiducia. E l'altro giorno mi dicevo che secondo me questa squadra è completamente sfiduciata e che Allegri non ha fiducia in questa squadra. La traduzione di queste parole mi porta a confermare questa lettura, perché lo può pensare Allegri. Esattamente come ti dicevo la settimana scorsa del la partita importante non è col PSG, lo puoi pensare, cioè a livello oggettivo è così, che la Juve non debba andare a Parigi e vincere in questo momento perché siamo inferiori, lo sappiamo, che la Juventus senza Pogba, Di Maria e Chiesa sia inferiore perché sono tre giocatori incredibili, lo sappiamo,
ma l'allenatore queste cose non le può dire. C'è una pacca incredibile di sfiducia nei confronti sia della tifoseria sia dei calciatori. Su queste cose non mi piacciono. Allegri credo che abbia perso tantissimo dal punto di vista della comunicazione in questi anni. Io mi ricordo l'Allegri che finiva la partita, si vinceva e i complimenti andavano fatti ai ragazzi, mica lui. E se si perdeva si tornava a lavorare in silenzio, cosa che lui stesso continua a dire nelle conferenze stampa. Ha perso tanto, ha perso tantissimo dal punto di vista della comunicazione, che era una cosa secondo me che lo portava anche a un livello superiore rispetto a tanti allenatori in Serie A, la capacità di nascondere sotto il tappeto le difficoltà. In questo momento invece vedo che nelle difficoltà si cerca di togliersi di dosso un po' di colpe dicendo eh sì però sai com'è, e però lui stesso ti dice poi niente alibi. Cioè c'è un po' di incoerenza nelle parole di Allegri nelle conferenze stampa, probabilmente perché cerca di cavalcare il momento, però quando le cose non vanno male, non vanno bene, queste cose non mi piacciono, semplicemente non mi piacciono. E dice Ken a Parigi è entrato bene, a Firenze male, a sinistra in un attacco a tre sicuramente fa meglio rispetto che a destra, dato che Romeo gli aveva chiesto se domani potrebbe giocare a destra, dato che ieri era stato provato a destra. Noi cerchiamo di aiutare Vlahovic, lui sta migliorando. Il confronto tra Vlahovic e Holland è sul discorso dei palloni toccati, anche qua si poteva evitare, perché cosa c'entra? Dopo risponde bene Allegri, dice Milik ha toccato 30 palloni a Firenze, sono caratteristiche diverse, Dusan vuole attaccare la profondità, Milik è uno che raccorda il gioco, Vlahovic ha fatto 4 gol, deve fare quello, a Parigi ha giocato una partita migliore, pian piano migliorerà strada facendo, migliora anche 35 anni, figuriamoci 22 anni. Ecco, il fatto che Allegri abbia una giusta lettura di quelle che sono le caratteristiche di Vlahovic, cioè un giocatore che deve attaccare la profondità, non mi pare che si metta nella condizione però di farlo ragionare bene. Cioè Milik è molto più bravo, no, a fare questo raccordo, l'ha detto benissimo Allegri, e forse anche per caratteristiche dell'attaccante che vuole Allegri. Però se Dusan Vlahovic è il titolare di questa squadra, bisogna cercare di valorizzare Dusan Vlahovic sull'attacco alla profondità, con quella bella palla in verticale che va dato a Paredes a Parigi, per esempio, dato che domani Paredes giocherà. Queste sono le cose su cui voglio che batta Allegri. Cioè, del giocare bene, dei mille tiri in porta che ha detto anche lui, non me ne frega niente, non me ne frega niente, però bisogna essere efficaci. E questa Juventus non è efficace, non è bellina e non è vincente. Per questo vi dico che questi discorsi in questo momento non hanno senso. Non hanno senso. Poi parla di moduli, dice è una questione di caratteristiche, non di numeri. Magari quando smetterò qualcuno mi darà ragione. Non so se Milik e Vlahovic domani giocheranno insieme. Devo cercare di dominare la formazione che dovrà fare una partita giusta. I 5 che entrano determinano la partita. Già con i 3 cambi era importante, ora è cambiato tutto. In panchina devono sentirsi ancora più titolari. Sono loro che determinano le partite. Ecco, io qua concordo, perché comunque sui cambi c'è un discorso incredibile da fare. Assolutamente. Ci sono le critiche. Poi io le vedo, vedo le cose in modo diverso. Io alleno la Juve, so che dobbiamo tornare a vincere, lavoriamo con passione per migliorare, siamo all'inizio e anche io vorrei essere più avanti, così come lo puoi in tutti i tiri in porta, bla, il dominio puoi fare contro le sagome, forse neanche contro di loro, adesso qua forse un po' è già esagerato, cerchiamo di creare i presupposti per portare la Juve dove le compete, vincere è straordinario, dovremo avere la voglia di vincere, ce la metteremo tutta. Martedì siamo usciti da Parigi, non doveva esserci gioia, bisognava esserci rabbia, perché non abbiamo fatto risultato. Quelle partite lì ti possono ingannare, cioè ad essere arrabbiati. Ecco, adesso, dopo tutta la parte che non mi è piaciuta, Allegri dice finalmente una frase che invece mi è piaciuta da matti. Ed è proprio da lui che voglio vedere questa modifica, perché non basta dirla in conferenza stampa. Poi deve essere bravo l'allenatore a fare in modo che questa cosa si verifichi in partita, perché è un chiodo sul quale sto battendo da tempo. E dice... A volte, quando siamo andati in vantaggio, ci siamo fermati come se la partita fosse finita. Invece dobbiamo continuare a giocare, perché un gol non può bastare. E con questo ne ho parlato con i ragazzi, con la squadra. Questo è il più grande cortocircuito, secondo me, della Juventus in assoluto. Cioè, allora da chi deriva questa cosa? Dai giocatori? Da tutti i giocatori? Qualsiasi formazione incastri, tutti i giocatori si fermano? Se l'allenatore ti dice questa cosa? Cioè, non riesco veramente a capirla, questa cosa. Non lo so. È una cosa, cioè secondo me questa cosa te la deve dare l'allenatore, e se l'allenatore ti va in conferenza stampa e ti dice questa cosa, allora automaticamente significa che è la squadra che non lo fa, ma tutta la squadra in qualsiasi incastro. Cioè non sto dicendo che Allegri abbia detto una bugia, però non la capisco. Concordo con quello che dice, è il limite più grande di questa Juventus. Bisogna ripartire da qua in questo momento, poi arriveranno le altre cose, però qua bisogna metterci veramente il focus. Però chi te la deve dare questa cosa se non l'allenatore? Cioè è questo che non...
non mi torna, è un discorso che non mi torna. E poi dice: spero di aver Chiesa prima della sosta del mondiale, ma secondo me al 100% sarà a gennaio. Sta lavorando in campo da solo, vediamo quando sarà a disposizione. Tra l'altro, da quanto ho capito, Chiesa ha il ginocchio che quando si sforza, quando lavora, continua a gonfiarsi, e quindi devono togliergli un po' di liquido, cosa che in teoria è abbastanza normale, no? Dopo un'operazione, però con un'operazione eseguita così là nel tempo, questo dovrebbe spiegare il perché in questo momento Chiesa è ancora non a disposizione, e purtroppo vediamo quando torna. Dai, vediamo quando torna, mi manca tantissimo, e credo sicuramente che ci darà una grossa mano. E niente ragazzi, questa è un po' la conferenza stampa. Fatemi sapere se condividete i miei dubbi e se condividete la parte che mi è piaciuta e quella che non mi è piaciuta, ma soprattutto fatemi sapere se domani secondo voi riusciremo a portare a casa i 3 punti con la Salernitana.